sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Il Lecco ci prova a lungo, domina in lungo e largo con la Giana Erminio nell'anticipo di sabato 23 novembre tra le mura amiche del Rigamonticeppi, che ospitano il match tra la penultima formazione e la terzultima formazione del girone A di Serie C. Veramente un campo molto molto pesante, provato anche dalla gara della Beretti che nel pomeriggio ha battuto in rimonta il Novara, quindi squadre che si affrontano su un terreno un po' più affaticato, tra virgolette, rispetto al normale. La Giana ne esce con un punto quasi più meritato rispetto a quanto profuso sul campo. Blu Celesti che infatti spingono sin dai primi minuti, vediamo anche già in fase di partenza, poi al terzo Procopio lancia in verticale Capogna, ottimo movimento, la giocata al centro, il sinistro di Strambelli che colpisce l'incrocio dei pali quasi, e con Marenco che non ha potuto far altro che guardare la parabola perfetta del 34 Blu Celeste, andarla a morire e a soffocare in gola l'urlo dei tifosi blucelesti. Poi ancora Strambelli al quarto minuto, ancora Marenco attento qua con la prima parata della sua gara, sarà decisivo assolutamente in favore della Giana, così come era successo anche in estate nella gara di Coppa Italia quando a più riprese salvò i suoi compagni di squadra che poi vinsero in rimonta grazie alla rete di Motton. Però qua su Pastore c'è un contatto molto più che sospetto che poteva anche portare al calcio di rigore, non sarà una gran sindata per Carella di Bari. Strambelli ancora lui da punizione, palla che va via dritta, colpita sin troppo bene al minuto numero 22. Marenco qua para facile, si sporca la maglia bianca con un evidente sagoma del pallone di fango sul petto. Minuto numero 33, se ne va ancora Carissoni steso in aria e anche qui più di un dubbio, ma per Carella non c'è nulla e qua il rigore sembra ben più che solare al di là di quelle che erano le condizioni meteorologiche. Minuto 33, Strambelli al centro Capogna, grande finta qua però sviene francamente il 20 blu celeste, ci sta tutto il giallo per il bomber di mister D'Agostino, non troppo veementi in effetti le proteste dei blu celesti, il giallo per Ricky Capogna. Andiamo a rivedere lo stop al centro, poi francamente Capogna cade rovinosamente al suolo senza che ne abbia poi particolare ragione. Una delle poche decisioni veramente indovinate dal direttore di gara. Ci prova la Giana, minuto numero 39, la prima sortita cross dalla destra al centro, anticipato nettamente a Merlisala, attaccante di mister Albè. Poi Bob non ha una buona uscita. Minuto numero 40, sinistro da fuori, Safarica spara facile facile, mette a terra il pallone, non era facile viste le condizioni del campo. Minuto 43, Strambelli al centro, Capogna di testa, la torre non trova però i tre pali della porta difesa da Marenco, proprio lui a calciare lungo, non una gran giocata però con un'azione un po' da ping pong i giocatori della Giana riescono ad arrivare a casa Safaricas, che è bravissimo qui nell'uscire coi piedi a guadagnare anche la rimessa dal fondo. Ripartiamo dal numero 1 blu celeste al 53esimo minuto quindi della ripresa, palla lunga, Capogna la sponda, va via benissimo Giudici che qua viene anche colpito, rimarrà a terra per un attimo. Strambelli al centro chiede un calcio di rigore sulla conclusione deviata, non sembra che ci possa essere particolare attenzione per la richiesta del 34 blu celeste. In effetti poi Remedi colpisce con la schiena e dice anche giustamente di non aver fatto nessun tipo di azione irregolare. Se ne va invece Cortesi al 55esimo su questa palla lunga, Lecco che non fa per nulla una bella figura tra Procopio e Malgrati, lasciano lì la sfera alla 26 della Giana, ancora una volta in rete, non veramente una gran figura per i difensori blucelesti, anzi erano Malgrati e Ivan Merlisala beffati, così come Safarikas assolutamente incolpevole. Strambelli cross al centro, Marenco anticipato da un suo compagno, poi la conclusione di Bov, bravissimo Marenco, palla che rimane a Capogna buttata al centro, Remedi, Carissoni
già in caduta, trova con lo stinco sinistro solo le stelle. Altra occasione per i blucelesti che ci provano ancora al minuto numero 67. Giudici sfonda a sinistra, prova Capogna, ma è miracolo di Marenco sull'incursione di Carissoni in proiezione offensiva. Ancora una volta, come nei due minuti precedenti, veramente salva il risultato Marenco in questa occasione. Minuto numero 78, Strambelli, palla lunga, Danna scappa tutti, pallonetto a Marenco, giocata splendida da Beach Soccer per l'11 blu celeste, che trova la seconda rete in campionato, la seconda rete alla Giana dopo quella realizzata in estate. Va a scivolare sotto i distinti, strameritata la rete per i blu celesti. Arriva con uno dei grandi protagonisti della promozione dalla Serie D alla Serie C. Ecco qua la sua giocata, destro per superare Marenco, sinistro per mettere la palla in fondo al sacco. Chiedono un fuorigioco che non ci può essere, quelli della Giana. Poi al minuto numero 82 l'espulsione per il preparatore dei portieri Roberto Pavesi, allontanato dal campo dal direttore di gara, tra un po' lo stupore della panchina e quello di mister D'Agostino, che avrà da ridire con Carella poi al termine del match. Minuto numero 86, Strambelli, la gomitata qui a Solerio, punita con il cartellino giallo da Carella. Strambelli si lamenta un po', poi va a dare anche il 5 comunque a Solerio, rischia grosso Strambelli, che francamente il colpo è assolutamente volontario. Strambelli che poi viene punito definitivamente qualche minuto dopo, in quel caso senza gravi colpi. Intanto la sua palla lunga per Negro, la conclusione Marenco con i pugni mette in fallo laterale. Qui Strambelli proprio scivola e colpisce il giocatore della Giana, da terra arriva l'espulsione a lui comminata, se ne accorge poi dopo chiaramente Strambelli, ci mette anche un po' a uscire dal campo. Qui scivola veramente, si butta sul pallone e riceve il secondo giallo. Insomma, diciamo, siamo un po' lì nel limbo tra involontario e tentativo di non far ripartire il contropiede della Giana per Strambelli, che quindi deve lasciare il campo. Seconda espulsione stagionale per lui. Minuto numero 95, l'ultima palla lanciata lunga, il triplice fischio di Carella di Bari, che esce tra i rimproveri di mister D'Agostino, qui fermato da un delegato della Lega Pro, e poi l'abbraccio dei giocatori della Giana Erminio, che conquistano un punto assolutamente meritato, ma sicuramente anche bagnato dalla fortuna e dalle grandi parate di Marenco. Blucesi che poi scorrono sotto la curva nord, anche qui non inquadrati tra gli applausi.